notte in una cittadina degli Stati Uniti e in missione, unico essere umano rimasto nella zona, in una riserva indiana in cui sta per essere provocata l'esplosione di un missile. Quando questo avviene, radiazioni che avrebbero ucciso chiunque altro gli conferiscono invece superpoteri, quali la capacità di cadere dal 20° piano di un grattacielo senza farsi male, di spostare oggetti piccoli come un bicchiere o grandi come un camion con la forza del pensiero, di intuire che si sta per compiere una rapina e così via. Tra lo scetticismo del suo immediato superiore, il sergente Willie Dunlop, lo sgomento della propria fidanzata Evelyn, qui non garba l'idea di sposare un superuomo, Dave decide di impiegare le sue eccezionali facoltà, che hanno il solo difetto di sparire in presenza di tutto ciò che è rosso. Dunque il film, che in un certo senso rifà il verso alle storie dei vari Superman e superagenti cinematografici, ha un'impostazione fantastica, quasi fiabesca, per cui vi hanno gran peso le trovate conseguenti a quella che dà il via al racconto. Esse non mancano e sono spesso godibili. Ciò che fa difetto al film, invece, è un'accentuata mancanza di ritmo. Si tratta comunque di un'operina pulita, con personaggi stravaganti e simpatici, chiaramente destinata ai minori. Regia di Sergio Corbucci, con Terence Hill, Ernest Borgnine, Joan Drew, Mark Lawrence, Julie Gordon, in genere commedia avventurosa, 104 minuti, origine Italia, 1980, e curiosità, in America è stato nominato come Super Snooper. Signori, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Buonasera.